Già sta chiamando? Sei già online. Questo? No, aspetta. Stiamo aspettando che ti chieda di unirti. Eccoci. No. Sì. Sì. Vuoi chiamare con il mio? Stiamo aspettando che si colleghi Enrico Giovannini. Cominciamo tra pochi minuti, alle 12. Diciamo 2 minuti. Il poster che si vede alle mie spalle è un mitico chitarrista che è Lightning Hopkins. Questa è la mia stanza dell'ufficio, la casa editrice nella sede romana. Adesso vediamo se Enrico ci raggiunge. Forse gli devi dire di... Sì, non sto dicendo. Forse chiamalo, no? Vabbè. Sì. Con Giovannini, intanto che arriva, parleremo a partire dal suo libro, che si chiama L'Utopia Sostenibile, che noi abbiamo pubblicato 2 anni fa. E per quelli di voi che non lo sappiano, Enrico Giovannini è stato all'OCSE, è stato presidente dell'Istat, è stato ministro del lavoro e poi è impegnato in questo momento ormai da mesi in un'associazione che si chiama ASVIS, che raccoglie tantissime associazioni, istituzioni, imprese nell'impegno a spingere, diciamo, tutte le autorità, le istituzioni italiane in particolare per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030, ne parleremo anche con lui. E cercheremo di capire come quello che sta succedendo dal punto di vista non solo economico può avere un'influenza su questo, può determinare una conseguenza su, diciamo, su questa positiva o negativa, insomma, cercheremo di capirlo su questo impegno a raggiungere gli obiettivi fissati dall'ONU. Ho sentito Giovannini pochi minuti fa, quindi diciamo dovrebbe essere già collegato, ma adesso glielo ridiciamo. Francesca dice che dovremmo organizzare più spesso questi incontri. Sì, sì, noi questi incontri, allora, tanto lo dico, sono incontri che sono nati dal desiderio di tenere aperta la casa editrice, visto che di fatto poi invece, se non è chiusa, ma certamente, come dire, a scartamento ridotto, e tenerla aperta facendo dei dialoghi, ecco, con autori, partendo dai loro libri, ma anche affrontando i temi di cui oggi tutti, come dire, tutti ci interroghiamo. Ecco, sei arrivato, stavo intrattenendo i nostri amici, siano collegati. Buongiorno Enrico, come stai? Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto, grazie. Sì, sì. Parte un raffreddore, ma è solo un raffreddore. Meno male, ma sono molti raffreddati in questa fase, in questo periodo. Che fai oggi? Dici innanzitutto come trascorri la tua giornata? Beh, oggi lavorando, ho fatto appena un webinar europeo e poi abbiamo alle 2 una chiamata con tutto il segretariato dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È una settimana
un giorno un po' particolare perché negli ultimi giorni invece mi sono molto dedicato alle nipotine e Ti ho sentito al quindi insomma. telefono quando ti chiamavo, si sentivano delle voci. Sì. Esattamente, sono 2, 3 anni, 1 anno e mezzo, abbastanza impegnativo. Questa distanziamento sociale, come si chiama, una strana espressione, fa una certa impressione. Che effetto ti fa? Cioè, personalmente, che effetto ti fa? Perché credo ognuno di noi ha avuto un impatto abbastanza forte. Poi una persona come te che aveva un'attività sociale molto intensa, insomma. Beh, io l'ho vissuta con molta apprensione perché ero entrato in contatto con una persona che è stata trovata positiva al virus, un familiare. E quindi sabato scorso sono uscito dalla quarantena stretta, diciamo così, oltre che per la preoccupazione per questa persona che per fortuna sta meglio. Sì. E in questo senso è stato ed è un'esperienza molto particolare. Per la mia attività sono abituato a fare tanti seminari online, collegamenti, quello non è cambiato moltissimo. Certo è impressionante il senso di isolamento che hai anche quando parli con le persone. Abbiamo iniziato con i nostri amici a fare i grappini virtuali, già da 2 settimane. Sappiamo che ormai anche le imprese fanno i caffè Certo. virtuali e Io ho pensato cose di come questo tipo. casa editrice di fare uno spazio che si potrebbe chiamare Tara Luce Vino, visto che Bari produce taralli di qualità. Giustamente, domani facciamo invece un'altra prova, e cioè un cineforum a distanza. Ci impegniamo tutti a vedere lo stesso film e poi domani sera ne parliamo. Una cosa che ti volevo chiedere, poi entriamo nel merito anche del libro. Perché credo sia un tema interessante. Tu mi hai detto che già usavi molto i mezzi tecnologici, comunicazione a distanza. Credo che molte persone, io per esempio, le uso molto di più in questo periodo, io ne usavo abbastanza poco in realtà. Ma la tua impressione è che sono effettivamente, fino a che punto sono sostitutivi? Cioè, fino a che punto consentono di fare quello che normalmente si faceva in presenza? Ma intanto noi siamo stati tutti buttati in piscina da piccoli, cioè dice adesso nuota. Perché? Perché una cosa è usare le videoconferenze come normalmente si fa, una cosa è dedicare tutta la propria attività attraverso questi strumenti alle interazioni online. Per esempio, da professore universitario. Io non sto insegnando in queste settimane, comincerò dopo Pasqua. Non si tratta semplicemente di mettersi davanti a una telecamera e dire quello che avresti detto davanti a 200 studenti, ma ripensare la didattica. E d'altra parte, tanti studi ci avevano detto che noi in Italia eravamo un po' indietro, troppe lezioni frontali, poche attività coinvolgenti degli studenti. Quindi la speranza è che faremo un salto da questo punto. Un po' però alla Fossati, che quella canzone diceva per noi far tutto è un'esigenza, no? Ecco, sarebbe stato meglio magari prepararsi un po' prima, tante imprese avrebbero potuto immaginare diversamente la propria organizzazione, ma il punto cruciale, e penso ne parleremo tra un attimo, è che alla fine di questa emergenza pensare di tornare indietro sarebbe un gravissimo errore. Noi non dobbiamo rimbalzare indietro, come si dice, ma rimbalzare avanti in una posizione diversa. E questo spetta a tutti noi, ma anche alle imprese. Ma guarda, ci arriviamo subito, affrontiamolo subito questo tema, perché era proprio la prima domanda che ti volevo fare. Nel tuo libro, che appunto si intitola L'Utopia Sostenibile, in cui racconti la tua esperienza, appunto, dove ci stavo dicendo prima, tu sei tra le persone che io conosco, almeno tra quelle che hanno fatto esperienza più diversificata, perché sei stato all'Ocse come capo economici Chief Economist, poi sei stato all'Istat, quindi un'esperienza molto interessante anche. Da cui mi hai detto cose illuminanti sul modo in cui bisogna trattare i dati che non sono, come dire, scesi dall'alto, bisogna capire, interpretarli, contestualizzarli, cosa che non sempre facciamo. Poi sei stato ministro, sei occupato di temi tra cui anche quelli del reddito di cittadinanza, del sussidio alle disoccupazioni, eccetera. E poi, appunto, ti stai impegnando, sei impegnato l'ultimo periodo affiancando l'attività che dicevi prima, universitaria, di insegnamento. Dell'ASVIS. Nel libro
a un certo punto dici, poi tratteremo specificamente del tema dell'Agenda 2030, dici che se non cambia il nostro modello di sviluppo economico, a breve, arriveremo, e usi esattamente questa espressione, al collasso del sistema sociale ed economico. Allora, oggi sembra che ci siamo al collasso, nel senso che se uno apre la televisione, forse anche con eccessiva enfasi, ma insomma, parole come collasso, disastro, catastrofe. Come riscriveresti quella pagina? Nel senso che confermeresti, immagino, quella diagnosi, ma alla luce di quello che sta succedendo, come la arricchiresti? Diciamo, quali ulteriori riflessioni ti viene da fare sul tema appunto di questo sviluppo economico e sociale? Ma in primo luogo, io sono molto lieto che l'Italia abbia come mantra ascoltiamo gli scienziati, che tra l'altro è stato il messaggio che i ragazzi che sono andati in strada sul tema del cambiamento climatico hanno lanciato molto chiaro. E gli scienziati da anni ci dicono che a causa del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, che ha poco a che fare con il cambiamento climatico, ma proprio con le attività umane, la probabilità di avere pandemie come quella che stiamo sperimentando sarebbe aumentata. Questo ha portato addirittura all'inventore della parola cigno nero, cioè qualcosa di assolutamente imprevedibile, a dire: beh, no, questo non è un cigno nero. Sapevamo che sarebbe arrivato, non sapevamo quando naturalmente, ma che sarebbe arrivato e che in futuro dovremmo prepararci ad altri shock del genere. Ed è per questo che la parte forse più rilevante in queste ore, in queste settimane del libro, è quella parte in cui riferivo il libro ormai di 2 anni fa, il lavoro che stavamo facendo con il Joint Research Center della Commissione europea, e cioè un lavoro tutto basato su vulnerabilità e resilienza. Noi oggi ci stiamo scoprendo molto più vulnerabili di quello che pensavamo e che forse ci piaceva pensare fossimo, ma la buona notizia è che ci sono anni di lavoro per capire come si affronta proprio questo. E il tema è proprio quella della resilienza trasformativa. Mi spiego, Spiegala provo meglio, anche a perché questa descrivere. parola resilienza la sentiamo tante volte, ma poi non ho, almeno io personalmente non sono sicuro di capirla ogni volta. Esattamente. Sì. Prendiamo una bottiglietta di plastica, Sì. se ce n'è una ancora, insomma, spingiamola un pochino, poi molliamo e la bottiglietta torna a essere quello che Sì. era. Quello è rimbalzare indietro, cioè c'è uno shock e io torno, finito lo shock, torno al punto in cui ero. Se noi oggi pensassimo di voler fare una cosa del genere, commetteremmo un gravissimo errore. Perché noi non rimbalzare indietro ha senso se rimbalziamo in una posizione che era ottimale. E noi sappiamo che non era ottimale la posizione in cui eravamo. Quindi abbiamo bisogno di rimbalzare da un'altra parte, avanti, come diciamo in questa ricerca. E come si fa a rimbalzare avanti? Utilizzando proprio la resilienza, che è questo concetto di reazione a uno shock, in senso trasformativo. Ad esempio, il nostro modo di lavorare o di insegnare o di spostarci nella città o di produrre, eccetera, può diventare più evoluto, può diventare migliore. In che senso? Nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questo che tu lo Questo è scrivi il punto. anche nel libro in maniera molto chiara, io mi ero segnato che tu dicevi appunto gli shock, e questo lo scrivevi ben prima del coronavirus, gli shock che generano instabilità sociali, politiche istituzionali, bisogna rispondere a questi shock con nuove regole e dicevi trasformazioni in profondità. Naturalmente immagino che la resistenza a questo nasca anche dal fatto che ognuno di noi è legato alle proprie abitudini, non è facile trasformare, no? Cambiare le proprie abitudini. Quindi, diciamo, il problema è che forse lo shock però serve a creare quel tanto di, come dire, anche emozione collettiva che rende più disponibili a cambiarsi o no. Attenzione, diciamolo molto chiaramente, a ogni shock corrispondono morti e feriti, anche se non necessariamente fisici, come in questo caso, ma certamente da un punto di vista psicologico. Quindi uno shock non è necessariamente benvenuto.
Ed è proprio qui dove noi umani abbiamo sempre dimostrato nel passato di saper imparare dagli shock. Un altro libro che ho scritto un po' di tempo fa, nel 2014, si chiama Scegliere il futuro. Perché? Perché in particolare noi italiani abbiamo sempre pensato che il futuro lo decidesse qualcun altro e noi tutt'al più potevamo aggiustarci, no? Sì. Ricordi Francia o Spagna purché se magna. Certo. Tanti secoli fa. Avremo tra i nostri ospiti anche molti storici, per cui gli ricorderò Feniello, Giardini e altri. Sì, Barbero domani. Appunto, Sì. questo vuol dire che noi dobbiamo invece capire che il futuro dipende in gran parte dalle decisioni che facciamo, che prendiamo oggi. E questo vale anche per lo shock economico che stiamo Sì. vivendo. Al di là delle misure tampone, come si dice, noi dobbiamo capire dove orientare i fondi, i pochi fondi purtroppo disponibili. E proprio in quell'approccio alla resilienza, alla vulnerabilità che citavo prima, noi proponiamo di dimenticare per un attimo la logica delle politiche economiche, delle politiche sociali, delle politiche ambientali, ma ripensare alle classificazione delle politiche in base a cinque principi. Politiche che proteggono la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza e altri strumenti messi in campo in queste ore, naturalmente che proteggono i lavori che ci sono. Le politiche che promuovono il cambiamento, la formazione per i docenti, in modo tale che quando si potrà tornare in classe non torneremo al modo di fare di prima. Le politiche che trasformano il nostro modo di vedere le cose e anche il modo di pensare, di organizzare la produzione, e poi le politiche che preparano e prevengono. La prevenzione degli shock futuri è il modo migliore per fare preparazione. Ci sono anche casi in cui la prevenzione ha a che fare con approcci istituzionali. Ti faccio un esempio. Io sto sostenendo pubblicamente con il governo che accanto all'unità di crisi bisogna creare l'unità di resilienza. Persone diverse, non quelle che stanno cercando di approvvigionare, come giusto che sia, gli ospedali di mascherine, di unità di trattamento intensivo, ma persone, compresi storici, psicologi, sociologi che oggi preparino con le decisioni di oggi la ripartenza. Perché, ripeto, non possiamo usare i vecchi strumenti. Ti faccio due esempi su questo. Si parla già dell'idea che le catene internazionali della produzione, della fornitura verranno riviste. Magari ci saranno imprese che vorranno tornare. Non solo, forse non nel paese, ma almeno nel continente. Bene, se non ci prepariamo a tirare questo rientro, perderemo la competizione a favore di altri. Secondo esempio è proprio la preparazione dei nostri sistemi sanitari. Non è che possiamo avere sempre dei picchi, con unità di trattamento intensivo elevatissimi, ma la flessibilità all'interno degli ospedali, dovessero esserci casi di questo tipo, richiede un cambiamento organizzativo e potrei continuare. No, mi sembra molto interessante sul primo punto che tu hai detto, cioè è importante fare delle scelte, discuterle pubblicamente. Per esempio, quanto abbiamo discusso la scelta di devolvere alle regioni la sanità? Quanto abbiamo discusso la scelta di ridurre la spesa sanitaria? In realtà è una scelta che è stata fatta in base a una serie di criteri, ma non è che ci sono stati molti momenti di discussione collettiva. Le scelte vanno fatte e bisogna assumersene. Mi viene in mente che un economista che sono certo tu hai conosciuto, cioè Tommaso Padoa-Schioppa, anni fa, al Festival Biennale Democrazia a Torino, il 26 aprile 2009, disse una cosa fulminante. Disse: chi vi parla non ha il dono di conoscere il futuro. Anzi, ritiene che sia sempre davanti a noi più di un futuro possibile e che quali uomini nella storia
il nostro compito sia adoperarci perché si realizzi il migliore tra essi, non di speculare su come andrà a finire per fare scommesse sul probabile vincitore. Ecco, io credo che questo è quello che tu hai fatto con l'ASVIS. Con l'ASVIS non hai fatto scommesse su chi prevarrà, se alla fine ci faremo o no. Hai messo insieme tante persone, magari adesso ci dici come, per cercare appunto di fare una scelta collettiva, dicendo il futuro è anche quello che scegliamo noi, che a cui, come dire, collettivamente ci impegniamo. È proprio così. Torno subito sull'ASVIS, ma fammi dire che io sono anni che sottolineo l'assenza in Italia di un istituto di ricerca pubblico sui futuri possibili. E l'anno scorso, in occasione della legge di bilancio per il 2019, con l'avallo della Ragioneria Generale dello Stato, scrissi un emendamento alla legge di bilancio per creare un istituto di studi sul futuro presso il Presidente del Consiglio, come hanno altri paesi. Mi fu risposto dalla Presidenza del Consiglio che non era un'idea interessante e c'erano già i fondi. Certo. Naturalmente qualcuno dice, beh, forse era un'idea che non era così sbagliata. Tra l'altro, ecco, l'Italia... Sì, scusa, finisci, perché c'è una domanda di Valeria Fedeli, proprio su questo, ma finisci se devi... L'Italia, proprio per quello che dicevo prima, non solo investe poco in ricerca, sì, ma investe poco proprio sui futuri, perché aveva ragione assolutamente Tommaso Padoa-Schioppa. Anche i futurologi cosiddetti, quelli che studiano queste cose, non parlano mai di futuro al singolare, ma di futuri, certo, al plurale. Ora, la ragione per cui poi è nata l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nel febbraio del 2016 è proprio perché il mondo se l'era data un'idea di futuro. Se l'è data a settembre del 2015, firmando l'Agenda 2030 attraverso i suoi 17 obiettivi, i suoi 169 target, ha detto come vorremmo che fosse il futuro al 2030. No, niente povertà, salute per tutti, alimentazione, educazione, ambiente naturalmente, ma anche posti di lavoro giusti e dignitosi per tutti, e potrei continuare. E scusami, questa non è soltanto un libro dei sogni, perché c'è un percorso che viene indicato, no? Con delle tappe. Esattamente, esattamente. Tutti i paesi del mondo si sono impegnati, tra cui l'Italia, a fare questo percorso, però io vedevo che fondamentalmente in Italia non c'era l'attenzione necessaria, e quindi insieme ad altre persone ho proposto la creazione di questa alleanza che appunto riunisce oggi più di 250 soggetti della società civile. Per me come editore, ve l'ho detto tante volte, questo progetto ha un significato particolare perché dice le parole contano. Cioè, se tu hai messo in un documento ufficiale dell'ONU un impegno di tutti i paesi a raggiungere quegli obiettivi, io ti prendo sul serio. Non do per scontato che sono chiacchiere, no? Ti prendo sul serio e ti pungolo perché tu effettivamente vai in quella direzione. Tanto per capirci, quei 17 obiettivi sono declinati poi in target molto precisi. Ne cito uno rilevante, molto rilevante. Entro il 2020 tutti i paesi, tutte le città si dovevano dotare di piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei disastri ambientali. Questa è la concretezza dell'agenda e naturalmente parla anche di come attrezzarsi rispetto ai rischi di pandemie, quindi non solo i temi economici, non solo quelli ambientali. Il punto cruciale è che noi abbiamo perso 3-4 anni. Solo recentemente l'Italia veramente ha deciso di prendere seriamente in mano queste cose. E perché non l'abbiamo fatto? Beh, perché qualcuno, tra l'altro anche chi all'epoca firmò questa agenda, forse pensava che fosse un tema per i paesi in via di sviluppo. Cioè qualcosa come la vecchia agenda per lo sviluppo, che però era finita nel 2015. E altri invece hanno pensato che fosse troppo complicato. L'Europa, per esempio, da questo punto ha scelto Commissione Juncker, per la quale io ero consulente, esattamente di dire troppo complicato, noi ci dobbiamo concentrare su alcune cose utili, ma senza provare ad avere questa visione sistemica. Bene, la nuova Commissione, Ursula von der Leyen e gli altri commissari, hanno invece scelto l'Agenda 2030 come paradigma. E quindi il cambiamento che vediamo
in queste settimane, in questi mesi, di fronte a queste tematiche, anche alla crisi, è diversa, io credo, anche per il diverso approccio culturale. Faccio tre esempi. Dire chiudiamo i confini dell'Europa, ma riapriamo quelli interni, ora vedremo se ci si riesce, è un salto epocale. Dire, come hanno detto i ministri dell'economia e delle finanze lunedì, ok, faremo whatever it takes, riusando per iscritto le parole che Mario Draghi usò per stappare l'euro, ma anche il fatto che il commissario Breton ha detto alla Germania: non azzardatevi a bloccare il passaggio delle mascherine verso l'Italia, perché vi denunceremo e questo è contro i trattati. Io vedo una decisione, una forza, anche le annunciate misure per gli aiuti di Stato, che io non credo la Commissione Juncker avrebbe avuto il coraggio e la cultura di avere, anche perché appunto questa Commissione ha scelto una visione integrata dello sviluppo, in qualche modo descritta nell'agenda 2030. Sì, sarebbe una grande cosa se nella crisi l'Europa si rafforzasse, prendesse magari forza. Ti volevo fare una domanda, ne stanno arrivando tanti di commenti, di domande di persone che si sono messe in diretta, in contatto con noi. Tra queste ce n'è una di Valeria Fedeli, parlamentare del PD, che è stata sindacalista, è stata ministra della pubblica istruzione, che dice: è giustissimo creare un'unità di resilienza, ma su questo c'è una risposta del governo? C'è stata qualche interlocuzione? Ti sembra una cosa che si può provare a mettere nell'agenda del governo attuale? Io spero proprio di sì. Ho visto, per esempio, che nel decreto varato ieri c'è una commissione per studiare come usare meglio i dati per fare previsioni a breve termine sulla diffusione del virus, un po' l'approccio sudcoreano, con tutte le cautele sulla privacy. La mia preoccupazione, ed è. Mi fa piacere che appunto questo sia un dibattito aperto al pubblico, e che non si pensi che ci possiamo occupare della resilienza dopo esserci occupati della crisi. E questo è l'errore. L'errore nel pensare che ci sono due tempi. Ora, naturalmente, la urgenza doveva spingere il governo a fare il decreto che è stato fatto ieri. Ecco, io spero che a partire da oggi il governo non servono una legge, non serve. Crei un'unità di crisi, un'unità di resilienza, chiedo scusa, accanto a quella di crisi, mobilitando appunto le migliori risorse. Non servono interventi, non servono fondi, serve però pensare in termini diversi. La stessa proposta l'abbiamo fatta alla Commissione europea, naturalmente, perché la Commissione Juncker aveva un po' snobbato quell'analisi che abbiamo fatto negli ultimi anni. Naturalmente, invece, l'attualità rende tutto quello estremamente interessante. Se qualcuno è interessato a leggere qualcosa, può andare sul sito del Joint Research Center, JRC, cercando Resilience e Giovannini, eccetera, e trova alcuni dei documenti elaborati. Sull'Europa vedo tra i commenti che arrivano, c'è chi dice è confortante quello che dice Giovannini, c'è chi dice beh, veramente i fatti sembrano smentire, c'è invece un ritorno, una continuazione di egoismi europei. A questo proposito mi viene in mente una cosa a cui pensavo questi giorni, non so se ti sembra. Questa vicenda ci mette di fronte al fatto che abbiamo bisogno fortissimo di coordinare le nostre decisioni, le regole che ci diamo. E quindi non è sempre vero quello che per anni è sembrato un po' un mantra, cioè che le decisioni migliori quelle sono quelle che prendiamo vicino a noi, no? Cioè l'ospedale vicino, il sindaco, la persona contigua è quella che ci conosce e decide meglio per noi. Non è sempre così. In epoca di globalizzazione, certe volte dobbiamo affidarci con i dovuti controlli, perché è ovvio che non va bene neanche dare tutti i poteri a un uomo solo al comando nel mondo, voglio dire. Però forse se l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse avuto più possibilità di farsi sentire e forse anche di imporre delle regole comuni,
ripeto, con tutti i controlli, come dire, necessari, democratici, non so che ne pensi. Cioè, questo rapporto tra vicino e lontano forse sarà un po' cambiato dalla vicenda in cui siamo, in cui ci troviamo. Tre considerazioni rapide. Quando diciamo Europa, siamo drammaticamente generici. Dobbiamo essere precisi. Sì. Non a caso io ho parlato della Commissione europea. E dunque, la Commissione sta rispondendo in modo, secondo me, interessante e importante. Ma poi le decisioni vengono prese dai governi. Questo è bene che tutti lo sanno. Ed è lì dove si manifestano maggiormente quegli egoismi, quelle tensioni e magari anche quegli opportunismi che vediamo. Ed è naturalmente su questo che la governance europea può e deve essere ripensata. Non a caso il patto di stabilità e di crescita che ha imposto discipline fiscali prevede, e il documento di ieri dei ministri dell'economia e delle finanze dato ieri lo richiama chiaramente, la cosiddetta clausola di salvaguardia nel momento in cui scoppia una crisi come questa. Non è che erano proprio stupidi coloro i quali hanno scritto quelle regole. Ma il punto fondamentale, e vale per l'Europa ma vale anche per l'Italia, è che la divisione dei conti tra livello centrale, stati nazionali e regioni, per esempio, è stata immaginata quando non si prevedevano shock di queste proporzioni. Il trattato di Maastricht e poi quello di Lisbona non sono stati scritti pensando all'esistenza di grandi shock. Questa la letteratura ormai l'ha indicata chiaramente. Ed è per questo che dal 2016 che io propongo alla Commissione un ripensamento della divisione dei compiti proprio alla luce di questo futuro che io vedo, e non da oggi, pieno di shock. Nel rapporto uguaglianza sostenibile che abbiamo scritto come contributo al dibattito politico uscito l'anno scorso su spinta del gruppo socialista democratico del Parlamento europeo, diciamo proprio che bisognerebbe avere un approccio, come si chiama in inglese, blue sky. Cioè prendiamo degli esperti e gli diciamo: adesso abbiamo capito che il mondo è diverso da come lo avevamo immaginato 10 o 20 anni fa. Qual è la migliore divisione dei compiti tra centro e periferia, cioè tra Unione e Stati nazionali, per affrontare questo mondo diverso? Ricordiamo che negli Stati Uniti la funzione federale, che noi talvolta oggi invidiamo quasi, cioè un bilancio centrale che consente azioni che non sono semplicemente la somma dei singoli stati, questa funzione è stata ingrandita nel corso degli ultimi 70 anni proprio a causa di shock, di crisi. Cioè si è detto, invece che rispondere a queste crisi in modo separato, dai 52 stati dell'Unione, no, lo facciamo a livello federale. Questo è, credo, quello che dobbiamo imparare, non solo verso l'Unione, ma anche all'interno del nostro paese. Dunque Enrico, direi che ci avviamo alla conclusione della nostra chiacchierata, che abbiamo pensato più o meno di tenere nella mezz'ora, ma intanto volevo dire una cosa interessante. Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio sul fatto che dalla crisi usciremo più solidali e più egoisti. Allora il 28% di quelli che hanno risposto finora ha detto più egoisti, ma ben il 72% ha detto più solidali. C'è una bellissima espressione inglese che è wishful thinking, cioè pio desiderio. Sarà anche un pio desiderio, immagino, sarà anche un auspicio, ma è positivo. Però la domanda che ti volevo fare è proprio questa. Noi siamo tutti molto preoccupati delle conseguenze economiche di questa crisi, che certo io credo inevitabilmente, con tutte le politiche anche migliori che possiamo mettere in campo, espansive o di contrasto, produrrà un impoverimento. Il problema mi sembra che questo impoverimento non sia iniquo. Sarebbe paradossale se dopo un periodo lungo in cui quella crescita che c'è stata, almeno nella società occidentale, ha beneficiato molto più alcuni, pochi, che la maggioranza, una crisi come questa si scaricasse soprattutto magari sulle persone che hanno meno. Anche in questo può essere utile, come dire, una politica europea comune, cioè anche in questa direzione bisogna spingere.
penso alle forme di sostegno alla povertà, con cui tu sei sempre, sempre battuto, alla disoccupazione, ai più giovani. Beh, brevi considerazioni. La prima, ho visto stamattina un sondaggio fatto su un campione più numeroso, diciamo così, di persone, e solo il 27-28% dice io voglio continuare come, continuerò come prima. Il 30% dice non ho la più pallida idea di come sarò dopo la crisi, e gli altri invece indicano se saranno più di un certo tipo. Questo vuol dire che abbiamo circa, se prendiamo per buoni questi dati, la possibilità di lavorare sul 70% delle persone che sono pronte a cambiare. Ma non è affatto detto che cambieranno in meglio. Perché? Perché l'economia comportamentale, i nuovi approcci alla psicologia ci dicono che sotto pressione noi non reagiamo necessariamente in modo cooperativo, ma spesso in modo competitivo, tua vita mea, come dice un motto che più o meno tutti conosciamo. Ed è qui dove le istituzioni e la cultura contano. Devo dire che la reazione della società italiana fino adesso è stata veramente straordinaria, come spesso è accaduto nelle crisi. Gli italiani mostrano un senso di un sentire comune molto più forte, ma è chiaro che molto dipende dal tempo. E dunque, da un lato bisogna ridurre al massimo l'emergenza, dall'altro però, come ho detto, prepararla. Ma c'è un'altra considerazione da fare che tocca quello che dicevi. Si dice se la crisi ci lascerà più forti o più deboli, molto dipende dagli strumenti che mettiamo in campo. Oggi abbiamo, rispetto al 2008-2009, il reddito di cittadinanza, che al di là delle sue difficoltà di attuazione, è un passo avanti importante che non avevamo 10 anni fa. Questo non vuol dire che quello risolve tutti i problemi, ma che appunto dipende da come noi usiamo gli strumenti. E l'ultima considerazione a questo proposito è che nel 2008-2009, come tu hai ricordato, io ero all'OCSE e ci domandavamo se la crisi sarebbe stato un killer o un promotore dell'idea di cambiare modello di sviluppo. La risposta fu evidente, ahimè, un killer. Cioè, creiamo posti di lavoro purché siano. Era il mantra anche nei paesi dove a consigliare i leader erano persone vicine a questo modo di pensare di un cambiamento. Non vorrei che commettessimo lo stesso errore, né a livello nazionale né a livello europeo. Faccio solo un esempio: con dei prezzi del petrolio così bassi, la tentazione di usare le energie fossili è molto forte. Ecco, sarebbe un errore gravissimo, mentre invece si potrebbero creare molti posti di lavoro proprio per accelerare la transizione energetica. 6 mesi sono probabilmente sarà il tempo in cui le imprese smetteranno di pensare agli investimenti, ma se noi prepariamo il balzo successivo, allora quando ci ripenseranno, forse le potremo orientare in modo diverso. E l'Europa su questo ha un ruolo cruciale, la task force sulla cosiddetta tassonomia, classificazione delle attività ambientalmente sostenibili, ha concluso i suoi lavori. Questo potrebbe orientare i finanziamenti della finanza pubblica, ma anche privata, in quella direzione. Ecco, bisogna mettere insieme i pezzetti e pensare in modo diverso. Qualcuno ha scritto nei commenti "No one left behind", soprattutto in questo momento, e credo che interpreti esattamente quello che tu hai detto. E Ed è tra l'altro il motto dell'Agenda 2030. certo, e aggiungo da editore, ma chi scrive un libro credo non può che condividerlo, che è molto questione anche di idee comuni. Siamo partiti da un'economia comune in Europa, poi abbiamo capito che ci vuole una politica comune. Ma una politica comune non si fa se non ci sono almeno alcune idee comuni, perché è sulle idee comuni che si fonda la fiducia reciproca. Se non ci sono, se non si condividono, diciamo, alcune idee di fondo, no? E credo che l'Europa ha nel suo DNA, voglio dire banalmente quello che diciamo sempre, questa è la parte del mondo dove è nato il welfare, dove è stato pensato, dove è stato realizzato, e no one left behind è questo.
è l'idea che noi siamo parte di una collettività, ci definiamo nella relazione con gli altri, no? E questo lo può dire un laico, non solo Papa Francesco, voglio dire, lo può dire un non credente, voglio dire, lo può dire anche una persona che non sia necessariamente... Ecco, l'ultimo, volevo chiedere come ultima cosa, visto che appunto abbiamo apparentemente più tempo libero, poi in realtà non è chiarissimo se poi abbiamo veramente più tempo libero, perché magari lo occupiamo. C'è un libro che hai letto in questo periodo o che in questo periodo hai riletto, perché magari uno rilegge anche delle cose, che ti viene in mente, che ti va di consigliarci, con cui che ti va di dirci qualcosa di quel libro che ti ha colpito in maniera interessante, non necessariamente legata ai temi di cui abbiamo parlato, ma insomma. Ma prima di rispondere alla domanda, sì, prendo 30 secondi, sì, solo per dire, intanto leggiamo tutti l'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, che sono i fini dell'Unione. Quella pagina che è in qualche modo sopravvissuta alla Costituzione che poi non fu approvata, mi rende orgoglioso di essere europeo. Naturalmente bisogna pretendere che la politica rispetti quegli articoli. E tra l'altro si parla di solidarietà, naturalmente, tra i paesi. E secondo aspetto, quel rapporto uguaglianza sostenibile può essere utile. E sì, ho una proposta per un libro, si chiama La qualità umana, di Aurelio Peccei. E Aurelio Peccei, forse non tutti sanno, nella fine degli anni 60 creò il Club di Roma, un gruppo di scienziati di cui da qualche anno faccio parte anch'io, che pubblicò nel 72 il famoso rapporto I limiti alla crescita, attenzione, non ai limiti allo sviluppo, purtroppo fu tradotto in italiano, I limiti allo sviluppo era un errore, dove si faceva vedere come intorno al 2030 c'era un alto rischio di collasso del sistema, con un ritorno da 8 miliardi di persone a 6 miliardi di persone alla fine del secolo. Il libro La qualità umana aiuta a capire come un grande pensatore, un pensatore che aveva in testa i futuri possibili e si diede da fare perché il mondo imboccasse il sentiero verso un futuro migliore, ecco come quella persona pensava, mettendo le persone al centro, i sistemi al centro, la politica al centro, ma anche la cultura. La qualità umana di Aurelio Peccei è una lettura che veramente consiglio. Ottimo, è Castelvecchi Editore, lo dico perché da editore, segnala l'editore importante, in questo momento forse non lo troviamo in libreria perché purtroppo le librerie sono chiuse, si potrebbe discutere sul fatto che siano la vendita dei libri sia parte dei consumi irrinunciabili, ma non apriamo questa discussione, comunque sia, come dire, lo troveremo, speriamo, breve. Io nel ringraziarti, devo dire, ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti, c'erano un sacco di commenti molto interessanti, anche specifici, alcuni parlavano della necessità di una politica fiscale comune, ma insomma il discorso è lungo e credo che implicitamente hai risposto. Rilanceremo il sondaggio, appunto, che per il momento vede prevalere quelli che ritengono che saremo più solidali dopo la crisi. Domani ci rivedremo qui a Casa La Terza alle 12 con Alessandro Barbero, dove toccheremo in parte i temi di cui tu hai parlato sotto un'angolatura più specifica. Barbero è uno storico militare, si è occupato e ha scritto di grandi battaglie, Lepanto, Waterloo, Caporetto. Macron ha detto, come sai, lunedì siamo in guerra, no, l'ha ripetuto più volte. Allora sarà interessante vedere con Barbero non tanto se siamo o non siamo, anche se quello poi lo metteremo come un sondaggio tra sì e no, che già ma in che senso lo siamo, in che senso no, cioè quali sono i punti di analogia rispetto a una situazione effettivamente di guerra. Io spero, Enrico, che poi ci risentiremo a breve, a parte diciamo per tutte le nostre cose, ma magari ritorneremo a chiacchierare tra qui a qualche settimana. Questo esperimento di Casa La Terza lo apriamo con te e ti ringraziamo molto perché eri la persona ideale per iniziare, ma pensiamo che magari continuerà, magari anche quando usciremo di casa, non è detto che sia solo... Sono io che ringrazio te per questa iniziativa, è un'iniziativa secondo me che consente di pensare, cosa che appunto un editore ha proprio come core business, in particolare nei momenti difficili, e quindi grazie a te veramente.
Bene, a presto, saluto tutti e ci rivediamo domani con chi vuole collegarsi in diretta alle 12 sull'account di La Terza su Instagram. A presto.